Ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo unboxing Pokémon qui sul canale con Lucrezia. Ciao ragazzi. Finalmente siamo ritornati, ci siamo fatti le vacanze, siamo ritornati dalla Puglia, siamo stati una settimana in Puglia, ci siamo rilassati dopo i 10 giorni di Covid in cui non ho registrato neanche in quel periodo, quindi è quasi un mese più o meno che non porto nessun video sul canale. E adesso si torna al lavoro. Si torna al lavoro, si ritorna a carichi. Allora apriamo le tre collezioni, le tre pin degli starter di Kanto, Squirtle, Bulbasaur e Charmander. Non vedo l'ora, abbiamo in totale 9 pacchetti con le spilline, sono stupende. Sì, bellissime. E le promo che andranno a gradare dirette perché sono bellissime con il logo di Pokémon Go. Ragazzuoli, però mi raccomando, per questo ritorno, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così ogni volta che pubblico un nuovo video, visto che dobbiamo far ripartire l'algoritmo perché sono stato fermo un pochino, vi arriva la notifica ogni volta quindi che pubblico un nuovo video direttamente sul telefono. Mi raccomando, è gratis, ma ci date tutto il vostro supporto. Allora, non è una sfida, no. Torniamo un attimo con calma, sì, anche perché le bustine sono dispari, quindi sarebbe uno avrebbe una bustina in meno. Allora, da quale iniziamo? Le apriamo tutte e mischiamo tutti i pacchetti? Oppure sì, ne apriamo una per una? Anzi, no, facciamo una per una. Una per una. Prima questa. Prima il Venusaur. Sì, allora, Venusaur. Charmander per ultimo. Charmander per ultimo, vai. Partiamo con questa. Ok, ho intravisto il volantino dove regalavano i codici, esatto, anche qui abbiamo 3 codici da riscattare direttamente sul gioco di Pokémon Go, mi raccomando riscattatelo e diteci che cosa avete trovato. Voi invece siete andati in vacanza, scriveteci dove siete stati. Noi abbiamo scelto il mare, penso l'anno prossimo però scegliamo montagna, qualcosa di, sì, più, per cambiare, di più fresco. Allora, le spilline sono qualcosa di spettacolare. Bellissime. Sì, sono una più bella dell'altra. Questo è Venusaur. Ovviamente quella di Charmander è un posto speciale nel cuore, però anche le altre sono molto, molto belle. Anche, sì, ancora questo Venusaur, Bulbasaur. Allora, questo è il codice della collezione e questa è la promo. Allora, le carte te le ricordi perché te le ho rinfrescato la memoria poco fa. Ovviamente puntiamo sempre al Charizard Shiny, anche se ne abbiamo trovati due. Ne abbiamo trovato uno in italiano e uno in giapponese. L'ho trovato tutte e due io. Io punto, come al solito, sul Mewtwo. Tu punti sul Mewtwo alternativo? Sì. Quello è bellino. Quello è un po' c'è anche il Conkeldurr. Però di alternativo c'è anche il Conkeldurr. Allora, mettiamo subito la Perfect a Bulbasaur. Vai, vuoi iniziare tu? Inizio io, sì, vai, dai. Inizia tu tranquillamente. Ok. Abbiamo le prime 3 bustine, speriamo sì di trovare qualcosina, anche una bella Hyper, non è ancora uscita una Hyper da Pokémon Go, c'è il Mewtwo, c'è il Dragonite. È tantissimo che non spacchettiamo. Sì, ci sono i 4 allenatori, c'è cioè il professore più i 3 allenatori delle varie palestre. Vai, energia acqua, incubatrice uova, non so se c'è... Gold dovrebbe esserci. Vai tranquilla, tanto stiamo ancora lontani. Allora, Bibarel, Spinarak. Allora, vedo brillantini. Non so se è qualcosina di Bidoof. Attenzione che è ditto. Ah, sì, è vero. È ditto. Allora, piano. No, Silvian. No. Allora, i brillantini forse era la pellicola di ditto. Questa non la togliamo? No, la lasciamo. Me le tengo perché già l'abbiamo fatto vedere comunque come era fatto il ditto. Ok. Però è bello, sai. L'ho spellicolato sia in italiano sia in giapponese. Adesso quelli che trovo così me li tengo perché sono troppo belli. Allora, apro la bustina anche io. Ovviamente, raga, droppare nelle pin queste qui è un po' difficile. È leggermente più difficile, perché come sappiamo i drop non sono garantiti. E di conseguenza in 3 bustine capite che la possibilità è veramente molto bassa. Allora, Xatu, Pokestop. Stavo dicendo, Gold non so se c'è. Mi ricordo ovviamente il Mewtwo, mi ricordo il modulo Esca. E poi però c'è anche un altro strumento. Sì, c'è anche un altro strumento che non mi ricordo quale sia. Allora, Pupitar e Tyranitar. Niente. Abbiamo trovato tutte. Pupitar e poi Tyranitar. Abbiamo quasi completato la linea evolutiva. Vabbè, tanto Ultima bustina di Bulbasaur. Siamo tornati giusto attivi sul canale, non ci aspettiamo. No, sì, già è tanto che stiamo registrando dopo tutto sto tempo. Infatti. Non ci aspettiamo bombe, chissà quali bombe. Allora, codice.
Anche se detto una bella Hyper sarebbe carina. Ma anche un Exeggutor V full art sì, normale. Qualsiasi cosa. Oh, qualcosina c'è, stai attenta. Davvero? Sì, non sì. L'ho visto io. Squadra bene, qualcosina ci sta. Speriamo che non sia una V, perché di Mewtwo ne abbiamo trovati miliardi. Bulbasaur, Onix. Sì. Mi sa che è una full art. Vai no, pianino. Full art non penso. Mi sa che è una full art. No, secondo me è una V. Mi sembra una V. Stai tra... Vai piano, c'è piano, piano. Vero. Vai piano. È V full art. E potrebbe essere quel Mewtwo che ti... Oh mio Dio! Ci credo! L'ho trovato! L'ho trovato! Amore! Oddio! Oh mio Dio! Era allora, quello che volevo io! È tagliato male. Tagliato... Dietro malissimo. Mi... È squadrato malino. Cioè, ma quanto è bello. Fallo vedere bene. No, faccio vedere la mia mano. No, dalla pin di Bulba. E io ho detto, raga, no, state tranquilli. No, non ci aspettiamo niente. No, noi. State tranquilli. Noi siamo appena. No, vabbè. Aspetta, neanche lo metto per terra. Era questo era quello che volevo cercare. Quello che volevo fare io, giusto? Oh, mi tremano le mani. Questa è la carta più rara della collezione. Ma non lo sapevo. Mamma mia, che ritorno! Che con soddisfazione! Il botto. Oh, meno male. Che ritorno! Anche perché io era da un tempo che tanto, non trovavo era qualcosa da di figo. Quindi... Allora, facciamo poi il conto delle varie collezioni. Mamma mia, che cosa hai sbustato! Sì! Che bello! Non allora, ci posso credere! Avevo un sentore che era qualcosa di importante. No, però io non, pensavo non... fosse una V, sinceramente. No, no, io l'avevo vista che era full art. Le riconosco dai brillantini ormai. Allora, intanto senti, sto parlando, ma ho sbustato praticamente fuori camera Squirtle. Allora, questi sono i tre codici. Mi raccomando, riscattateli, raga, perché noi non ci giochiamo più, quindi non ci servono. Allora, chissà se un giorno ritorneremo. Chissà anche se un lì. Giorno ritorneremo. Sì, per esempio, il fratello di Lucrezia ci sta rigiocando. Sì, vabbè, lui. Ogni tanto ci rigioca, ogni tanto lo scarica, poi. Aspetta, muore così. Eccolo qua. Questa è bellissima. Sì, molto carina. E le faccio vedere. Comunque non ci posso credere che l'ho trovata. Mamma mia, che spettacolo. Allora, sicuramente il prezzo sarà sceso perché è passato un po' di tempo. Però io penso che stia ancora sui 60 quella, eh. Mazza. Eh sì, se non di più. Comunque non pensavo fosse la più rara. Sì, sì, quella è la più rara. Allora, no, ho tagliato malissimo Squirtle. Questo qua, non so non neanche... Non gli aggrada lo stesso, no? Lascia non, verde, non guarda lì. Prenderà sì e no 8. Se prende 8 solo perché è mint. Allora, tocca a me, perché tu hai sbustato sì. Il coso. Mamma mia, mamma mia. Ma che partenza, signori, che ritorno. Mamma mia, davvero, immagina a trovarne due. Beh, come successe in Destino Splendente. Che non, che non trovammo il Charizard Ultra Shiny VMAX non so quante collezioni, quanti soldi in quante collezioni. E poi due di seguito. E dopodiché, dopo... No, ma la prima reazione tua è stata bellissima, che però non era registrata. Sì, è stata proprio, cioè... perché il primo l'abbiamo trovato off camera, sì. L'abbiamo trovato cioè, proprio... a pranzo, raga, eravamo raga, a pranzo noi bello. Due, mia sorella e il fidanzato. A urlare allora, pazzo. Ambipom, Slowpoke, intanto la prima di Squirtle, eh. Diamogli importanza perché sennò si sente, come si dice, state tutto su. Slowpoke Reverse, Moltres. Carino. Ah, è finito, basta. Sì, è la holo. Ah, io stavo... Vai. Ok. Il primo è stato bello, sì, perché in video abbiamo trovato il secondo. Sì. Che poi anche lì mi ha preso un mezzo infarto, perché veramente... Sì, cioè, no, perché non te l'aspettavi. Cercato cioè... per veramente settimane e poi due così in un pomeriggio. Nello stesso giorno poi. Ho rischiato veramente l'infarto quel giorno. Allora, regalo il codice. Ma intanto, cioè, io lo voglio... Mentre tu fai il trick... Io me lo riguardo. Ah sì, è bellissimo. Bello, bello. Sì, non è da gradare perché è decentrato, ma è stupendo. Porca vacca. Allora, incubatrice uova. Seconda bustina intanto di Squirtle. Charmander. Allora, qui non so, non credo ci sia qualcosa. No. Modulo esca e Gyarados. Gyarados mi sa ancora non l'avevamo trovato. No. Ti ricordi per caso in che posizione stavano le Radiant? No. Sì, non mi ricordo no. Se stavano... Allora, io quella volta... Stavano al posto della reverse, quindi dobbiamo andare a piano anche alla reverse. Perché ti ricordi quel pacchetto in cui trovai i due Charizard? Che trovai tutti e due i Charizard del set, trovai il Radiant... Ah, sì, è vero, sì. E sì, dietro c'era l'Holo, l'Holographic. Quindi anche alla reverse vai pianino, perché potrebbe esserci o Charizard o Venusaur o Blastoise. Charmeleon.
Charmeleon, dai, anche un bel Venusaur Radiant, raga, lo cerco come veramente. Charmander, oddio. Stanno tutti, eh. Aipom, intanto quando qua si diventano così tutti insieme. Bulbasaur, dai, 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 dai. Mamma mia, un altro Bulbasaur reverse e Snorlax. Vabbè, niente. Vabbè. Quella di Squirtle è stata un po' magra. Aspetta che comunque lo proteggo perché è sempre una bella promo. Peccato, cavolo, quella lì era pure centrata abbastanza adesso bene. Adesso Charmander. Vai, la vuoi aprire tu? Sì, va bene. Vai. Ok, vai, tira fuori tutto quanto. Ah, che bello questo. Sì, li regalo io. Sono tutti un botto lunghi, dovete mettere pausa, raga. E buttiamo. Bustine. Vai, bustine. E buttiamo, quanta plastica. 9 pacchetti, c'ho una torre di plastica. Eccola qui. E questa è veramente bellina. Bellissima. Bella, bella. Mamma che belle le spilline. No, questa è troppo carina. Vediamo, allora, il codice. Vediamo com'è centrato. Ecco qui. Questo è abbastanza centrato, ma dai. Ma poi pure questa, quanto è carina. Bellissimi i tuoi doni del gioco. Te sì, ricordi uguali. Quelli che ti scambiavi? Sì, sì, certo, certo. Belli. Allora, aspetta che proteggiamo Charmander e andiamo a vedere lui cosa ci regala. Ma penso che i 9 pacchetti siamo già soddisfatti così, eh. Allora. Quindi no, mi è rimasta solo una bustina da prima a me. Che cavolo. Sì. Dai, una bella Radiant in 3 bustine e una bella Radiant. Se vuoi puoi aprire pure tutte e due tu. Eh beh, tu sai, dici, sei soddisfatta di quello che hai detto. Eh beh, direi. Mi è andata bene stavolta. Eh sì, sei tornata. Certo che se sei tornata con questa energia. Oh, speriamo, perché dopo tanto tempo mi ci sa voleva. Che non le faccio mica le sfide io, eh. Te lascio scaricare un attimo. Allora. Squadra bene, vai. Ivysaur. Dai, dai, dai. C'è qualcosina e mi sa che è full art. Ma perché me lo dici? Io non lo vedo. Ma come vai a vederlo noi tu? Già l'abbiamo visto, io e i ragazzi già l'abbiamo visto. Ah, sì, allora, è vero, piano, adesso lo piano, perché piano, tu piano. Sei dall'altro lato, quindi sì, lo vedi, sì, io di qua no. Allora, piano alla reverse, vai. Ok, non è ditto. No. No, vabbè! Le hai trovate tutte e due le alternative. Molto bella. No, vabbè, amore, ma cioè ce ne sono due in tutto il set, le hai trovate tutte e due. Madonna, meno male che non ci aspettavamo, cioè, niente da seguire. Questo è anche abbastanza... No, che poi veramente... No, dietro no, raga. Oh, 3 pacchetti li abbiamo trovati tutti e due. No, ma le hai trovate tutte e due! Cioè... Dai, sono ritornata! Anche queste cercate nell'Elite, nella collezione di Eevee, che c'erano 8 bustine, cioè... Vabbè, io questa, sì, ok, tutto quanto, no, però ma non so, è che mi interessava. Sono le uniche due alternative del set. Le hai tirate fuori tutte e due con tutte le V, che io pensavo che trovassimo sì e no un paio di V in questi 9 pacchetti. Sì, che poi non era neanche detto. E mai trovato tutte e due le alternative. Madonna, cacchi raga. Madonna, raga. È meglio se non le famo le sfide allora. Forse. No, infatti ti ho detto, aspetta un attimo che mi ricarico pure io, perché io sono tornato bello rilassato. Pensavo di fare un video così, un video proprio di rilassamento. Invece questa... mi ha schiaffato in fascia tutte e due le cose. Ti faccio vedere. No, vabbè. Però è qui che io ti trovo la Radiant. No, Sylveon. Eh? Sei capace? C'è. Sei capace a fare questa robetta? Ok, raga, io mi dilego, gli lascio la scena oggi perché... Anzi, prima che chiudiamo il video devo ricordare le collaborazioni. Stark Grading, raga, per far gradare tutte le vostre carte da gioco, non solo Pokémon, veramente gradano un botto di roba. Avete il 15% di sconto, che è veramente tanto, raga, perché sappiamo quanto costano le gradazioni in generale e il 15% non è niente male. Gab 15 per il 15% di sconto, mentre queste collezioni... No, vabbè, c'è un'altra full art, c'è un'altra full art, però fai schifo. Però sei zitto, ma l'abbiamo già, visto, amore. Ma come fai? L'abbiamo già visto tutti. Vabbè. Stavo dicendo, aspetta, fermati prima della reverse intanto. Ho visto che è una gold. Una gold? No, il gold non l'ho visto. Vai, 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 non... vai, vai avanti, senza spoilerare. Aspetta, fermati. Allora, The Pokémon Hunter Store le ho prese dal The Pokémon Hunter Store, Gab 3 per il 3% di sconto su tutto il carrello sempre. Avete tutti i link in descrizione, raga, vai. Possiamo andare. Chiudimi questo video in bellezza. Possiamo andare. Allora, Pikachu, Squirtle. Aspetta, no, mi sa che non è una gold. Non mi sembra una gold. Allora, girale no. Bene verso di loro. Meltan. Ok, dopo c'è la reverse. Ok, niente. Vai. Oh, con Keldur. L'hai trovato sia alternativo che sia V full art.
Cioè, hai trovato tre full art di cui due alternative in 9 pacchetti. Madonna, e io non ho trovato questo niente. Questo mamma è veramente mia. Culo. Allora, raga, rifacciamo vedere al volo le tre promo che sono veramente belle. Allora, io, cioè, sarebbe un po' un controsenso dirlo. Io, raga, non ve le consiglio. Cioè, compratevi se volete le promo sciolte, perché comunque sono tre pacchetti e il drop non è garantito. Raga, abbiamo avuto una botta di culo, lo dico perché è una botta di culo impressionante, ma non, però non, sì, non è spesso. Cioè, sì. Cioè, mi sembro rimbambito a dire, raga, non ve li consiglio perché con questo drop in 9 bustine. Vabbè, è rarissimo, però sì, no, succede, dai, anche succede questo. Succede con anche i pacchetti che apro io, succede anche questo. Perciò chiamate Lucrezio, c'avete il numero in descrizione per far vedere. Allora, banda ciance, raga, vi ringraziamo ovviamente di cuore per essere ritornati qui sul canale, per essere arrivati fino a questo punto. Noi chiudiamo in bellezza. Siamo ritornati veramente, è ritornata veramente carica. Mi raccomando, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo unboxing. Ciao ragazzi! Ciao!